Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Nioh 2. Bene, ho buttato via un po' di roba perché effettivamente ero pieno e spero di trovare il modo di riuscire a liberare la zona, così andiamo al santuario. Allora, c'era una scala, abbiamo visto nello scorso episodio, adesso non mi ricordo più dov'era. Eccola qui, qui vicino proprio al santuario. Vediamo se serve. No, perché qui già non è più impestato, quindi deve essere qui per forza. Forse dobbiamo scendere. Probabilmente sì. Deve essere qui nel seminterrato. Eccolo. Andiamo. Eccolo qui. Simpatico come dito in culo. Ci prova proprio, eh. Ok. Troppo. Adesso bevo l'acqua. Vai. Guarda, abbiamo il santuario sopra, non ho problemi. Vai. Ok. E non era neanche lui, a quanto pare. Oh cavolo, è questo chi se l'aspettava? Proprio io non di sicuro. Ok. E meno male che ho bevuto l'acqua, perché sennò... va... a un certo punto ho già capito che non ho più a certo fine questo. Ok, posto, ne ho usato metà. Sono già pieno di nuovo. Ok, allora adesso arrivo, adesso cerco di buttar via qualcosa, tanto è inutile che vada al santuario, che comunque questa va persa se vado al santuario, quindi è inutile. Ok. Prendila però, grazie. Oddio, se ho dato. Allora, vediamo se qui c'è qualcos'altro. Niente, sembrerebbe niente. Qui non c'è una porta da aprire, qui non c'è una porta da aprire. Qui va le casse. Possiamo andare di sopra, finalmente. E ci sarà sicuramente un codano da queste parti. E prendere il santuario. Olè. Posto. Eccoci qua. Adesso facciamo il livello. Tra l'altro dovrebbe darci di più. 2. Vabbè, meglio di un pugno in un occhio. 27.000 abbiamo ancora, abbiamo tanti. E in più facciamo l'offerta. Facciamo Bazooka Dama. Cosa fa già? Bazar. Ci dà. Vediamo cosa ci dà di buono. Non mi interessa. Allora, tazza. Scorte 4 di 5, inventario 1, se io le volessi un po', selezionare il numero di oggetti da comprare, 5, 4, quanto costa? Trionfo del ciondolo, però non so quanto abbia pagato, quanto bisogno, 200, queste sono le palle, le scorte, questi ne ho tanti, inventario scorte 0, come scorte 0, adesso aspettiamo. A Bazar Kadam può fornire solo oggetti che possiedi in numero inferiore rispetto alla tua scorta attuale. Ok, queste qui non sono male in realtà. Vediamo un po'. Gli oggetti jutsu acquistabili al Bazar Kadam scompaiono quando abbandonerai la missione. Vuoi acquisire questo oggetto? Sì, li voglio acquisire, perché non posso. Ok, 4, ok, perfetto. Queste mi servono, non me le dà ovviamente. Queste non me le dà e basta, non c'è più niente che questo, non so cosa sia. E quindi scambi oggetti disponibili. Questo automatico, no, io penso che acquisto automatico.
Attivando l'acquisto automatico per un oggetto, ogni unità di riso sacco in tuo possesso sarà sostituito dalla massima quantità possibile di questo oggetto. Attivare, sì, così almeno queste qui siamo a posto, posso bucare tutte le volte che voglio. Allora, wow, questa è la benedizione che mi interessa. Fai offerta. Allora, stavamo dicendo, io direi di fare le armature, che è sempre quella che faccio di più. Le offro tutte e siamo a posto. Ci ha dato anche tanta bella roba e siamo a posto. Ok. Gli elisi di accesso sono stati... sì, vabbè. Almeno così siamo a posto. Quanto abbiamo adesso? 527. Non è tanto, però dai. Meglio di un occhio. Allora, vediamo un po' cosa poter fare. Adesso che è tutto libero... Dovrebbe essere... libere anche le casse. Quindi dovrei scendere un attimo giù e andare a prendere. Insomma, giusto, no? Cioè, salire un attimo su. Allora, te è meglio che... Adesso che c'ho... adesso è diverso, sì. Allora, le casse, una era qua. Vabbè, questa la potevo prendere già prima, ma non me ne sono reso conto. Poi, poi c'è un Kodama che è di queste parti qui. Che però, o è di sopra o è di sotto, perché qui non vedo niente. Dopo ci guardiamo. Qua c'è un'altra di che le casse. Sono contento. Poi andiamo di qua. Andiamo un po'. Perfetto. Prendiamo qua che lo siamo venuti. Adesso prendiamo tutto, piano piano. Qui non c'è niente, anche se qui in teoria dovrebbe esserci qualcosa, ma probabilmente è il piano di sotto. Oh, cosa vedo nei miei occhi. Aspetta, Giglobo, va. Ah, sei morto così. Proprio in un... A parte che qui c'è qualcosa, lo vado a fare dopo, ma qui c'è qualcosa. Speriamo bene. Aspetta, forse c'è uno che mi dice come è morto? Aberrante. Adesso va a capire che cazzo è aberrante. Ok. Ci sai fare, puoi passare. Oh, salve signora Terma. Signora Terma? Mi fa... Ecco, cliccare, grazie. E siamo a posto, lo... Bene, dai, sono contento. Ok, e adesso possiamo affrontare questo qui qua. Oh, quanto non mi piace per un cazzo. Vediamo. Non mi piace per un cazzo e non mi piace per un cazzo. Allora, metà energia tolta. Vediamo. Va bene. Va bene, cazzo, se no mi prendi però. Ok. Adesso tu dovresti essere a posto. Sistemato. Benissimo. Ottimo. Prendiamo questo. Benissimo, questa abilità ci ha salvato veramente la vita. Allora, c'è una porta da aprire, qualcosa? Oh, intanto c'è questo. E mi fa piacere. Perfetto, medicine esoterica, lì erboristica, come si chiama? Ok, vieni qua. Oh. E questa è andata. Poi, vediamo cosa c'è qui. Finalmente una porta da più. No, che c'è il boss, porca di colatore. Ho fatto una cacata atomica. Me ne sono accorto dopo che c'era la palla. Rossa, viola, quella che è. Dopo che ho fatto tutto il livello da capo, trovo il Kodama. Lei è bellino sacco con gli occhi. Ma è un uomo o una donna? Non si capisce, anche se le labbra sono molto femminili. È molto bello lei, sa? Ne ha due? Ah, siamo a posto. Sarà di sti culo, vero? Okay. Oh, ma lei ha una abilità veramente interessante. Sì, è stato bello che mi ha preso lo stesso, nonostante io avessi schivato e gli fossi alle spalle. Sì, molto interessante. Adesso prova la mia adesso. Ok. Benissimo. Sì, brava. Che cazzo sei? Un uomo o una donna, non si capisce. Oh, bello. Non mi piace più niente sta cosa, sa? La miseria. Dammi tempo di respirare un attimo solo.
Cioè, ma che cazzo era quella roba? Dai, santa miseria. È impossibile. Cioè, ho fatto 60 schivate e non è bastato. Santa miseria. Ecco, questo è uno già posto. Perfetto. Purtroppo. Non avendolo mai visto, non posso farci molto. Qui dovrebbe esserci un altro, ma sarà di sotto di sopra. Allora, io in teoria adesso ce l'ho. Adesso fatti di ammazzare questo che è meglio. Ma porca di quella troia. Se si può essere più stronzi. Quanto vi state sul cazzo. Guardate in un modo esagerato. Allora, ce li ho adesso queste cose. Quante ne ho? 5. Chiediamo aiuto perché non si può più andare avanti così. Allora, cerchiamo sti Kodama che è meglio. Kodama. Qui non c'è niente. Tutto sopra, sotto. Non ci si capisce un cazzo di sto livello. Allora, vediamo un po'. Qui si va sopra. Lì c'è il santuario. Io non lo so. Provo ad andare di sotto. Vediamo se mi è mancato qualcosa. No, non c'è niente. Non avevo un cazzo da fare. Va bene, torniamo sopra. Stiamo attenti a non andare dal boss. Qui non c'è niente, abbiamo girato in lungo e largo. Quindi l'unica cosa che c'è da fare è entrare qua. Oh, ecco il Kodama, guardate. È lì. Il Kodama è lì. Devo capire come andare di qua. Come cazzo ci vado di qua? Santa miseria. Questa porta dove porta? Ha un corridoio là. Questo corridoio mi sembra di averlo già visto. Allora, devo capire, che se non capisco faccio poco. Ecco, somiglia a questo corridoio, effettivamente. Allora, vediamo se riesco a capirci qualcosa. Questa non si apre? Non si apre. Questa mi ha detto che era quella così. Il corridoio somiglia tanto a uno di questi. È qui dietro, infatti. Però non so come accedervi. Se, a meno che non ci sia qualche segreto, qualcosa. Una porta. Non so proprio. Non vedo niente. Santuario lì. Ah, ragazzi, non lo so proprio, devo essere sincero. Non ne ho proprio idea. Vabbè. Andiamo via, poi guarderò una guida, dai, facciamo così, sennò veramente faccio tutta la vita, ci metto. Allora, ritorniamo di sopra. Il nostro santuario qua. Adesso, non ho fatto niente, ha fatto tutto lui. Accidenti. Vai. Ok. Perfetto, e questa è andata. Poi vediamo se qui c'è qualche porta da aprire. No, non c'è niente. Qua non c'è niente. Kodama è di sotto, lo so, non ci posso fare niente. Qui siamo saliti. Qui c'è nessun altro, quindi io farei così. Bravissimo, tutti da te. Ottimo, bravo. È pieno di strade e non ci sto capendo una mazza. Però questo ci siamo andati. Qua ci siamo andati. Vediamo un po'. Qua non ci siamo andati. Qui non c'è niente. Qui c'è il boss. Questa porta si apre dall'altro lato, mi sembra giusto, no? Ok,
Bellissimo, abbiamo questi, da togliti dal cazzo, grazie. E siamo a posto. Altro. Allora, questa porta si apre solo dall'altro lato. A capire come ci si arriva sarebbe anche carino, eh? Non è che insomma uno si arrabbia. Qui non ci siamo già stati. C'era lo schigno piccolo. Qui ci siamo già stati. Mi sto perdendo qualcosa sicuramente, eh? E qui c'è il santuario. A meno che questi che non siano segnati in qualche modo vogliono dire qualcosa. Non saprei proprio cosa. Boh, non lo so. Non ne ho proprio idea. Allora, andiamo. Andiamo se trovo la strada, perché bisogna vedere anche quello. Santa miseria. Devo andare di qua per andare di là. Ok, qui è rotto. Qui ci si passa. Qui c'è la famosa... aspetta, ma porca miseria, ce l'ha proprio sempre con me. Ok, qui siamo andati e qui ci saliamo sopra. Qui non si va, qui abbiamo aperto, qui si va al boss. Vai. Ok, perfetto. E ovviamente qui non c'è più niente che possiamo fare. Ragazzi, io non ho proprio idea di sti dungeon. Questo è il dungeon più incasinato che abbia mai fatto in tutto il Nioh 2, quindi non ci ho capito proprio niente. Vabbè, andiamo pure al boss. Spero che questo qui ci sappia dare una mano. Ok. Che non mancava tanto, lo stavamo quasi ammazzando. E che dopo ho cominciato a farlo stronzo. Santa miseria, miseria. Ed eccoci qua, ci riprovo. Speriamo bene. Il problema non è che sia difficile, perché non lo è. È che ci fa tanti danni. Ok. Com'è sta storia che lo stavo facendo io la mossa, me l'ha fatta lei, l'ha presa? Cioè, questa non ha un cazzo di senso, eh? Oh, santa miseria. Ok. Sì, sì, oh. Questa ragazza sì, un po' più. Porca di qua, adesso comincia a fare 50.000 mosse e non si capisce un cazzo, vero? Adesso le faccio io però le mosse. Così vediamo se chi ci capisce di più. Che cavolo. Ok. Ecco, questa l'ha sentita, eh? Cavolo. Sentita anch'io questa. Ma porca troia! Ma è possibile che un colpo mi uccida? E ci riprovo. Adesso ho evocato uno di livello 80. Speriamo che faccia qualcosa. Livello 80 dovrebbe essere forte, spero. Ok. Ovviamente. Oh, ma mi sembra proprio ovvio che lo faccia lei, eh? Lei o lui o sto stronzo che è. Santa miseria. Ok. Ovviamente va preso lui. Mi sembra giusto. Adesso comincia a fare quelle mosse super mega veloci. Ci sei? Voilà che i due ti abbiamo preso. Questa l'hai sentita tutta. Guarda che porca miseria, adesso l'hai sentita, la botta. Come ti è andata male questa? Ale! Allora che, ecco, grazie. L'aiuto è stato veramente provvidenziale. Perfettico. Ce l'abbiamo fatto, ci ha lasciato qualcosa, ci ha lasciato... Purtroppo quando chiediamo aiuti è più difficile prendere il cuore, però...
Poi lo rifarò off camera, con calma, quando vedo Kodama come fare, vi farò anche vedere. Vediamo. Era una donna, avevo ragione. Ma ci assomiglia? Che non fa gemella? Oh cazzo! Ah! C'è la chiavata dietro! どうしたの？浮かない顔して。 霊石がここにあるはずの霊石がどこにもない。 Molto strana questa cosa, spero che presto ci spiegheranno. Perfetto, abbiamo fatto anche questa, adesso sono contento, adesso la vedrò di farlo più avanti, adesso provo a giocare un po' off camera per cercare di fare qualche livellino e poi ritornare qua, vi faccio vedere dove sono gli istanti Kodama e proverò a affrontarla di nuovo lei senza aiuti per vedere se mi dà il cuore. Quindi ragazzi, come al solito vi invito a lasciare un like, commentare se piace, di fammi sapere cosa ne pensate, poi scrivete sotto a Shiva. Ciao ciao!